Ed eccoci qua, siamo arrivati davvero all'epilogo e vedete che Loris De Cesari non sta più nella pelle perché comincia ad agitarsi febbrilmente, anche perché ci sono i suoi due giocatori preferiti, cioè Enrico Rosa e Yuri Minoccheri. Prova a dire che non è vero. Dico che è parzialmente vero, perché sicuramente Minoccheri e Rosa rappresentano un capitale della regione Emilia Romagna, sono dei promoter. Intanto andiamo a vedere, eccola qua, la classifica della stagione regolare. Il terzo con il settimo della classifica, e questo a dimostrare, come diceva Enrico Rosa, che comunque chi parte dai playoff ha due partite in più, no? Rispetto però, di chi va direttamente in semifinale, si scalda di più sul biliardo televisivo. Beh, questo può valere un po' più per Rosa, ha fatto una partita in più, Minoccheri ne ha fatta un in meno, però diciamo che in questo momento abbiamo la finale di anno scorso. L'anno scorso partivano in una situazione diversa, Rosa mi sembra che fosse arrivato un po' meglio che settimo, e comunque da settimo non mi risulta che sia stato uno che abbia vinto il titolo italiano. Rosa però quest'anno non è stato il primo attore, ma è stato l'unico che non ha perso un incontro. Questo fino a quei disputati, ha davanti un obiettivo grandioso, quello di riconfermarsi per il secondo anno esecutivo, di vincere un campionato italiano senza perdere mai una partita, ma ha di fronte un giocatore che ha sete di vittoria, perché Minoccheri è da tantissimo tempo che non veste il ruolo di primo giocatore d'Italia nei Master, e credo che per uno che ha vinto tanto, che ha vinto 27 titoli, che è il giocatore più decorato d'Italia, non ci possa stare un 27 titoli italiani, fai bene a ricordarlo, che è il giocatore più titolato. Oltretutto, la cosa particolare è che Rosa Minoccheri era la sfida che apriva la stagione, perché si sono incontrati nella quinta giornata di campionato, con il risultato, non so se te lo ricordi, è finita 1-1. Sì. Non così invece le ultime due sfide, che sono importanti, che volevano dire qualche cosa, le ha vinte invece Enrico Rosa, e soprattutto ci ricordiamo quella dell'anno scorso, finita al terzo set, non come queste due semifinali che abbiamo visto invece risolversi piuttosto velocemente con due netti, 2-0. Dobbiamo aggiungere che sono compagni di squadra, e quest'anno ha fatto un grande campionato nel regionale di Serie 1 con il Buscecchio Forlì. Abbiamo l'arbitro, che è Cupioli Liviano. Sono stati i protagonisti i due migliori giocatori del campionato, assieme a loro arriva leggiato solo Valentino Cristofori, un Valentino Cristofori che, citiamolo, è rinviato alla pool supplementare perché ha perso con Gualandri i play-out. Che brutto inizio, anche se è stato fortunato nel rimpallo, ma stava per regalare punti. 4 punti di bocciata con un rimpallo e una quasi bevuta. Non è un buon viatico. No, è un inizio strano, perché Minoccheri abbiamo visto con Corbetta praticamente infallibile di bocciata, invece parte sicuramente con un segnale diverso. Pallino ora nella parte alta, quindi sarà sviluppi particolari. È stato però un po' lontano Rosa. Rosa non solo un po' lontano, un po' troppo di fianco, lascia la possibilità a Minoccheri di poter giocare il calcio. 5 anni di differenza, più giovane il forlivese, ma la carriera è similare, hanno iniziato giovanissimi, vincendo già nei giovani under 23, e poi è stato veramente un incedere di risultati per entrambi, soddisfazioni enormi. E nell'ultima evoluzione del biliardo sportivo sono due esponenti che hanno calamitato l'attenzione di tutti gli sportivi per la bravura messa in campo, ma anche per le varianti che hanno creato attorno a questo gioco di biliardo boccetta internazionale. Anche se si sono dati il cambio, perché sino al 2010 Minoccheri era imbattibile, era sempre il numero uno, e invece Rosa non aveva ancora vinto il titolo a cui ambiva di più, quello di Master Boccette. C'è stata l'inversione in quell'anno lì, 2010, che ha smesso Minoccheri, dal 2011 invece Rosa è diventato il numero uno. Sì, una staffetta, se vuoi, anche se in realtà Minoccheri, come sottolineavo già prima nella semifinale, quella vinta contro Corbetta, comunque, anche se non vince da diversi anni un titolo italiano, l'ultimo, anche se non è dei più rilevanti per la carriera straordinaria di questo campione di Forlì, è stato il campionato italiano lui e lei,
con Marta Moro nel 2012. E dicevo, a parte quello, sempre stato, pur non vincendo titoli, sempre tra i primi. Sì, è un giocatore molto regolare che difficilmente sbaglia stagione per intero. È sempre arrivato alla pool finale, salvo credo pochissime occasioni, ma poi ha mancato, a parte l'anno scorso che ha fatto la finale, in tante proprio l'accesso ai turni principali. L'ha preso con un po' di fortuna, prima Minocchi l'accosto, non ha problemi invece a prenderselo adesso Enrico Rosa, semmai quello che dovrà stabilire, mi sembra che sia più di... Mi sembra più di Minocchi la seconda biglia e quindi... Quindi no, due biglie per Enrico Rosa, tre punti di accosto. Sicuramente fra loro due c'è una stima reciproca riconosciuta e ben dimostrata sul decine, campo. Decine di incontri. Ho chiesto a Yuri Minocchi, ma ti ricordi quante volte vi siete trovati? Dice, 50. E ti dico, ma c'è una netta prevalenza di uno dei due? Ma guarda, che lui ha vinto le ultime due di rilievo, ma insomma, se no, sono decenni, no, di gioco. Sembra più sciolto Rosa rispetto a quella con Sandrini? Sì, rispetto a quella con Sandrini. Ma un altro tipo di giocatore. Cioè, sono due giocatori che si assomigliano di più, Rosa e Minocchi. Ma io credo sia proprio il clima che c'è nella sfida, perché naturalmente questa finale è per tutti e due una festa e logicamente il vincitore avrà la soddisfazione di scrivere il nome nella Rabo d'Oro, di avere lo scudo sul petto, però per entrambi è un grosso risultato essere riusciti a vincere le rispettive partite per arrivare a disputarsi il titolo. Sì, entrambe le cose. Sì, il fatto che sia una festa per loro perché sono giocatori che si incontrano da tantissimi anni, sia perché per come tipo di gioco credo che Rosa preferisca Minocchi. Sì, penso proprio. Minocchi che ha sbagliato la boccetta precedente, adesso ci ha presentato un tiro a due sponde, ma avendo perso la boccetta di vantaggio è una situazione un po' delicata, perché Rosa si va a bocciare per la seconda volta consecutiva, visto la risolutezza che ci ha messo nella prima e anche nell'ultimo tiro di bocciata contro Sandrini, quando si cominciava a complicare la partita, è andato al tiro, non ha lasciato scampo. Del tutto sinceri, Minocchi mi ha detto il più forte in questo momento è lui, ha detto così, poi ha aggiunto ha vinto gli ultimi due incontri, ma sai, potrebbe essere una frase scaramantica, ma non credo. Io credo che sia giusto riconoscere a Rosa questo aspetto che ha avuto di continuità negli ultimi anni, che gli ha garantito di primeggiare, di vincere i titoli e soprattutto, l'ho ribadito più di una volta quest'anno, ha vinto le tre classifiche più importanti delle manifestazioni nazionali, è stato il giocatore più vittorioso del campionato regionale di Serie 1, dove si incontrano tutti i migliori giocatori d'Italia per 34 partite. Intanto non è certo di chi sia l'accosto, se Rossa... Rosa, o sembra un gioco di parole, di Enrico Rosa o la bianca di Yuri Minocchi. In ogni caso ha riconquistato la posizione di vantaggio Minocchi e quindi al di là che sia rosso o bianco ci sono per Minocchi concrete possibilità di guadagnarsi l'accosto. Siccome rosso deve giocare la due sponde per appoggiarsi sul pallino o sulla boccetta e farne tre. E invece ne fa solo due. Invece ne fa proprio tre. Difatti dicevo, sono due biglie, sono tre punti. Io ero più distante di te. Allora, la situazione che diventa di 13 a 7 con Luce Rose.
seconda bocciata per Minocchi di questo primo set di finale per assegnare il titolo di campione italiano Master Boccette 2015. Enrico Rosa seguirà se stesso? Succederà se stesso oppure no? Oppure ce la farà Iuri Minocchi che manca da diversi anni al titolo di l'ultimo 2007, quindi stiamo parlando di 8 anni fa. 10 punti intanto di bocciata per il forlivese. Un po' indirizzata le biglie. Sì, ma non sui birilli, quindi Minocchi è costretto a giocare la tre sponde per cercare di prendere il punto, togliere la rossa e rimanere lì con la bianca. E invece sbaglia, va sotto di 2. Vuoi intanto raccontare ai telespettatori che cosa manca di questo lungo mese del biliardo? Che è cominciato il 30 di aprile e si concluderà tra qualche giorno, nel prossimo mese, il 2 appunto. Giugno. Avremo un altro appuntamento importante, i Master di Goriziana, il 23 e 24 di maggio, e poi tante altre competizioni, l'International Cup, 16-17 maggio, e tanti titoli italiani delle categorie minori o di Goriziana. Un mese straordinario. E devo dirvi che sicuramente il programma allestito è di spessore e anche molto impegnativo. Più o meno quanti, di che numeri stiamo parlando? Di quanti giocatori in questo mese e una settimana? Io credo che dei 6.000 tesserati che la Federazione Italiana Sportivo annovera, almeno 4.000 passano di qui e i più passano 4, 5, 6, alcuni anche 20 volte, perché sinceramente le competizioni sono tantissime e ci sono dei giocatori. 20 volte? Sì, perché a livello romagnolo ci sono più competizioni a squadre, quindi per vincere la Stadio di Romagna bisogna vincere 5 partite, quindi bisogna che uno torni almeno 5 volte, poi le varie competizioni che fa. Adesso diciamo, stiamo parlando di presenze record, ma quello che sinceramente conforta moltissimo questo mese del biliardo è la presenza continua di pubblico, al di là dei praticanti, che ribadisco, credo di andare molto vicino alla cifra di presenze, circa 4.000 dei 6.000 tesserati della regione della Federazione Italiana del Sportivo. Bene. Bene, ardito, ma un bel risultato da parte di Enrico Rosa. Bellissima questa bocciata. Va al tiro a tre sponde Rosa, poi se mi dai un altro piccolo spazio vorrei richiamare che abbiamo anche una importante iniziativa in collaborazione con la WISP, la seconda gara nazionale della stagione sancita dall'accordo stipulato, convenzionato con la WISP. Il 30-31 di maggio ci sarà questo happening, una festa generale delle due componenti principali che promuovono il biliardo sportivo, che si ritrovano per eleggere il giocatore campione del mese del biliardo di Cervia. Si deve accontentare delle due ali del castello. 4 soli punti Enrico Rosa. E questa iniziativa che ho appena rimarcato ha un altro valore direi di riconoscenza per il movimento del biliardo, perché va a ricordare un indimenticabile campione del biliardo e dirigente di Ravenna a livello anche di consigliere regionale, l'indimenticabile Luciano Guerrini, a cui è dedicato questo primo trofeo nazionale FIBIS WISP, gara nazionale individuale. Intanto arriva l'errore di Enrico Rosa, col quale lascia 2 boccette di vantaggio all'avversario. Corregge il tiro. Per non parlare poi dei giochi sportivi studenteschi, regionali, per adesso non nazionali, però insomma. Una bella iniziativa nella quale sono stati coinvolti circa 300 giovani tra boccette e stecca.
di quattro istituti diversi. Hai detto bene, l'anno scorso avevamo ospitato la fase nazionale di questi giochi sportivi studenteschi, quest'anno abbiamo già... Con circa, sono oltre 300 ragazzi. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di fare la fase regionale, che ha qualificato i migliori che poi andranno a confrontarsi alla fase nazionale che sarà disputata all'Acqua Cetosa di Roma. È un momento importante per la nostra regione, che annovera 5 scuole che seguono il progetto Biliardo Scuola della Federazione Italiana Biliardo Sportivo, e direi che abbiamo avuto il conforto delle presenze dei docenti, dei genitori e soprattutto l'entusiasmo di questi ragazzi che alla loro precoce età hanno già messo in mostra delle grandi capacità e dei grandi apprendimenti. È stato aperto il gioco, ma commesso errore, non si è preso l'accosto, quindi deve giocarsi per forza l'ultima biglia a disposizione, Minoccheri, per prendersi 2 punti e portarsi a 1 punto dall'avversario. Parlando dei giochi sportivi, vogliamo dire che sono state coinvolte le scuole durante l'orario scolastico, cioè portando i ragazzi fuori dall'istituto. Sì, in effetti... Hai 2 soli punti. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità, in particolar modo con il centro sportivo Romagna Biliardi Cesena, di avere 7 biliardi impegnati per 2 ore, e c'erano 24 alunni in ogni turno che si cimentavano su questi strumenti di gioco. In particolarità l'ESC di Romagna Biliardi ha a disposizione dall'amministrazione comunale di Cesena proprio una struttura adibita per la promozione del biliardo sportivo a stecca, ed è un fiore all'occhiello della nostra federazione. In altre circostanze abbiamo trovato la collaborazione di CSB limitrofi agli istituti scolastici, e devo dire che siamo gradualmente in contatto, e pensiamo che si allargherà questa diffusione della pratica sportiva nelle scuole, perché i docenti, i presidi o i direttori didattici ci hanno dimostrato, proprio con le loro testimonianze, di aver visto un'attenzione particolare nei ragazzi, e anche una crescita nella ricerca dello studio dell'applicazione della fisica nelle funzioni. Perché c'è stata una maggiore disponibilità da parte dei professori o professoresse di fisica invece che di educazione fisica. Sì, perché hanno intuito un'apertura veramente dell'intelletto giovanile verso le soluzioni che si potevano ricercare con le giocate sul biliardo. Poi anche un'applicazione delle teorie fisiche, cinetica, no? Corpi, masse. E riceve l'applauso di Enrico Rosa, questo bellissimo tiro di Minoccheri. Ha portato via le 2 biglie del campione italiano. Ah, bel gioco questo. Un gran bel gioco il numero 5. Della finale di questo campionato italiano, inserito, lo ripetiamo ancora una volta, all'interno del mese di biliardo. Mese del biliardo che, adesso non per farti la barba, ma lo organizzi tu, da 21 anni, quindi insomma è una cifra importante. Direi di sì, è un po' un fiore all'occhiello dell'attività che promuovono le boccette, principalmente le boccette, anche se devo dire quest'anno abbiamo l'opportunità di avere 2 meeting anche con la specialità stecca, oltre a quello che abbiamo già vissuto con i giovani, però credo che questo sia un appuntamento dove nessuno vuol perdere l'opportunità di presenziare almeno una volta in questo palazzetto allestito con 24 biliardi, tutti rimessi a nuovo, e quindi è una festa tutte le sere, tutti i giorni, nei festivi e feriali siamo qui anche di giorno, mentre gli altri giorni soltanto la sera, ovviamente. Sì, perché naturalmente il nostro sport, vediamo nostro se sport sviluppa, e pare di sì, e quindi sì, con soddisfazione non celata da parte di Enrico Rosa, comprensibile, 10 punti pesanti di bocciata,
col quale va a più 12 nei confronti dell'avversario. Rosa che ha fatto in tre pallini, ha fatto tre volte tre punti di accosto e poi ha fatto 2-10-1-4. Una nota di colore che non so se te è sfuggita. L'anno scorso nella fase finale i due giocatori sono presentati entrambi in divisa nera. Fu anche un po' ripreso questo fatto perché noi abbiamo un accordo con loro che quando andiamo quando si vanno a confrontare uno dei due deve avere la divisa azzurra. Quest'oggi la divisa azzurra l'ha messa rosa, è in linea con il nostro tabellone di quest'anno dei mesi dei biliardi, è una nota di colore, non so se tu ti ricordavi di questo effetto, ma io mi ricordo proprio questa situazione. E Rosa ha cambiato maglia proprio per questa finalissima di campionato italiano. È giusto che sia così, si devono distinguere immediatamente al di là della diversa fisicità. Comunque i due giocatori, visto che sono contemplate due colori di maglie. E non solo per esigenze televisive, ma anche per dare un qualcosa di più variopinto alla iniziativa stessa. Però se adesso quando vengono inquadrati, quando Rosa è vicino al nostro manifesto, eccolo qua, guarda che bella accoppiata. La pandan, come si dice. Evidentemente gira per il colore di Rosa. Adesso il colore invece l'ha fatto il nero di Minocchi, o la biglia bianca di Minocchi. Non è convinto di... no, difatti. E in effetti non c'è riuscito. Combina un guaio perché lascia praticamente gli otto di colore a Minocchi. Rosa con questo tiro sostenuto lascia sul campo il colore. Ed è il primo colore di questa finale che stiamo per vedere. Anche se poi il colore, come vedete, svanisce subito perché Minocchi sbaglia la direzione. Che errore! La forza c'era, la direzione sbagliatissima. Adesso l'ultimo va di calcio perché naturalmente deve recuperare. Ne arrivano 4. E 3-7. 4 con i 3 di colore. Ci ha perso solo un punto nell'errore di accosto commesso. Allora, questi 4 punti di rimessi, 3 colori, 7 e Minocchi va a 28, 5 dall'avversario. 7 è molto equilibrato sinora. Beh, si riprende dal 2 della bocciata precedente, stabilendo un 10. Si scalda la finale. Beh, le due semifinali sono terminate in 2-7, non mi aspetto altrettanto dalla finale. Pensi al terzo? Sicuramente è una gara con valori molto equilibrati. Braccio alto per il forlivese. 3 sponde a portare via la biglia avversaria, ma allontana tanto anche il pallino, anche se comunque riesce a prendersi l'accosto, anche se estremamente lontano. Infatti non ha problemi a inserirsi Rosa. Sì, è dal 2007 che manca il titolo di campione italiano di boccette, ma è dal 2009 invece Minocchi, ultimo titolo l'ha vinto in Goriziana. Qui a Cervia. Ultima biglia per Minocchi. Va di angolo,
mi sa che non l'ha preso. Questo è un brutto segno per lui, perché Rosa va all'attacco come fa Birilli, va al tiro della partita. Sì. Con la bocciata successiva, si intende? Sì, con l'inquadratura dall'alto non sembrava, ma no, è evidente dall'espressione di Minocchieri che non l'ha preso l'accosto. Che sbaglio! Ma proprio alla grande, sbagliato. Due soli punti di colore per Enrico Rosa. Siamo ancora lontani dal concludersi questo primo set. Non direi. Non tanto che chiuda con questo tiro, però io penso che subito dopo ne vedremo delle belle. Già qualcosa di bello vediamo adesso. Perché Rosa ne fa forse addirittura 8. No, 6. A 41, a 41 è una cifra strana, perché se per chiudere serve il 12, la stessa cifra serve a Minocchieri, o perlomeno serve il 12 del valore doppio, servirebbe 9 punti raggiungibile, sì, con valore doppio. Certo che non esiste il 9 10, punti. Un 10 di diretto, ma non credo che ci siano queste possibilità. Il 12 invece è il tiro che si può realizzare abbattendo il rosso e il bianco. Ricordiamo che nella partita vinta da Rosa in precedenza c'è stato proprio Sandrini che ha tirato in più occasioni il tiro della partita, e poi Rosa che è riuscito a venire in capo con il tiro risolutore finale. Ma la maggiore dimestichezza del romagnolo, del giocatore di San Clemente, attenzione che va su tutti sul pallino, tipi di tiro. Aspettatevi il tiro, risponde sul pallino. Per far 12, paglia no. Completamente. È andato largo il tiro di tre sponde. Se non ha preso il punto, sarà costretto a ricercare il tiro della partita, ma sul pallino è praticamente impossibile, deve farlo sulla boccetta. Per far 12 con quel pallino ci vuole veramente coraggio. Deve prendere una porzione molto sottile del pallino blu. Ci prova. Deve quasi sfiorarlo per mandarlo sul castello. No, lo prende pieno. Però un obiettivo è raggiunto, quello di averlo alzato, e poi adesso Minocchieri, se gioca in difesa, comunque lascia comunque la possibilità di tiro. Se gioca all'attacco può far partita, ma può anche sbagliare. Non è in una posizione bellissima, anche perché c'è quella biglia rossa di Enrico Rosa a dar fastidio. Sguardo al tabellone con il risultato. Certo, non punti di prima, servono punti di rimessa di seconda per guadagnarsi il primo set. Credo che convenga giocare in difesa, accostando, possibilmente coprendo il pallino. Quello che fa Minocchieri, però il pallino se si stacca, la boccetta laterale, qui le possibilità di far partita Rosa le ha. Certo che deve fare un super tiro. Sto guardando la biglia di Minocchieri, non il pallino. Sbaglia completamente. Partita persa. Sì. Sono 8 punti, ma 46 Yuri Minocchieri. Questi sono solo 6, però adesso l'accosto è una formalità, bisogna vedere se si accontenta.
Minocchi di questo regalo. C'aveva pochissimo spazio di entrata, ha azzardato un po', Rosa ha preso di prima passata, ma non vorrei sbagliarmi, anche il primo set di l'anno scorso fu vinto da Minocchi. Minocchi va a farne tre, no, va al tiro per farne qualcuno in più, tre li fa comunque. Se fosse riuscito a allargare un po' più quella traiettoria. Adesso con l'ultima può scegliere se tirare, e in effetti tira per i 5 e per cercare di fare i birilli per la chiusura. Qui si prende anche un piccolo rischio perché sbaglia. Sì. Comunque 3 biglie e 5 punti. E sono 49. Vabbè, va il tiro per il primo set, basta un birillo. Un attimo di concentrazione, perché pur semplice come bocciata, il cui esito è quello di dare un birillo e lui ne realizza addirittura 10 di punti. E quindi 59 a 41, questa è la fine del primo set di finale della Master Boccetti. 59-41 per il forlivese Yuri Minocchi, 27 titoli italiani alla caccia del suo numero 28, mentre Enrico Rosa 11 titoli italiani, di cui l'ultimo è proprio quello dell'anno scorso di Master Boccetti. Allora parte il secondo set con un bel 10. E anche una bella conduzione della pallina, ottima. Però bocciata, c'è la boccetta battente che invece rimane troppo scoperta, questo per gli appassionati è sicuramente da considerare, perché in qualsiasi caso il giocatore avversario, trovandosi a disposizione una boccetta così, può optare per andare subito al tiro di rimessa o perlomeno per sfruttare l'eventuale tiro di rimessa per il realizzo di punti doppi. L'ideale sarebbe stato la boccetta battente attaccata a sponda alta e il pallino attaccato a sponda bassa, ma queste sono quisquiglie badando il sodo, meglio far sempre filotto. Sembrava errore invece per poco, ma riesce a prendersi l'accosto Rosa. Ha comunque sbagliato quel tre sponde. Non Minocchi invece. Effetto. Quattro sponde. Sì, cerca di alzare il pallino e la cosa gli riesce. Tre sponde invece per Minocchi. Gioco è largo, quindi non ha problemi a prendersi l'accosto. Due sponde da parte di Rosa. Non è proprio l'accosto che voleva, pur prendendoselo. Voleva farlo molto più stretto. Infatti non c'è problema per Minocchi a prenderselo. Due punti di quasi colore. Scontato. Una disarmante semplicità con cui Yuri Minocchi va a questo accosto due sponde, che gli dà la possibilità di bocciare il primo pallino del secondo set. Eccellente apertura di bocciata di secondo set con 8 punti. È un po' più centrale il pallino, ma un po' meno attaccabile
Invece la biglia di Minocchini risponde. Cambia lato, ma un trisponde anche per Minocchini. Bello, si appoggia alla biglia di Rosa e poi tocca il pallino. Angolo. Carambola sulla biglia di Minocchini e due biglie in accosto. Ricordiamo, quarta partita della giornata per il campione italiano, che ha dovuto fare anche i play-off, anche se poi un incontro, quello con Gardini, è finito incredibilmente con il ritiro di Giampaolo Gardini per uno stiramento al muscolo della coscia. Sull'uno pari, quindi c'era ancora un set che doveva sancire il qualificato per arrivare alle semifinali, invece l'infortunio... Sì, non sono riuscito a parlare con Gardini, ma mi diceva Rosa e gli ha detto, beh, però potevi lo stesso provare un set pari. Dice, sì, ma se anche avessi vinto l'incontro con te, poi mi aspettavamo 1-2 incontri, io in queste condizioni non ce la facevo. Quindi. Sì, aveva... noi non avevamo capito subito... guaio fisico di Gardini, anche se qualche cenno l'avevamo fatto, e era da un po' in qualche modo capire, perché ha fatto due bocciate a braccio alto e naturalmente, non avendo preparato quella modalità di tiro, è andato abbastanza male e quindi è venuto a meno quella sua prerogativa di fare praticamente sempre 10 nel tiro bocciato di striscio, e a quel punto credo che sia stato costretto proprio dai fatti ad abdicare. Errore intanto di Minocchini, che lascia l'accosto a Rose, e anche un'ultima biglia col quale prova ad attaccare, ma c'era in pallo. Insomma, era molto vicina a sponda corta quella, difficilmente attaccabile. Due punti di colore per Enrico Rose. 12-10. Per il riminese. Rientra, ma non a sufficienza per regalargli tutta la fila centrale, quindi soli 4 punti di bocciata per il campione italiano. Porta molto sempre molto bene il pallino, lo tocca a sponda corta. Un po' veloce l'accosto di Minocchini, infatti c'è parecchia luce tra il pallino e la sua biglia. Ed è proprio lì che va a inserirsi con la sua rosa. È un po' troppo lungo, si fermava un po' prima, sicuramente era meglio. Modalità di tiro replicata anche da Minocchini. È un po' più semplice stavolta, due biglie fermarne la corsa. No. Sbaglia. La presa sull'esterno invece che sull'interno. Ultima boccetta a disposizione per Rosa. Sta terza giocata del secondo set. Mi sa che è ancora bianco. Infatti. Eh sì. Ha
e di Minoccheri che va al tiro di rimessa e fa 4 punti. E può tirare di nuovo, eh. Penso che anche nell'ultima cercherà di realizzare con la tre sponde. Vediamo questo tre sponde, è largo. E quindi 2 punti di colore. E siamo sul 16 pari. Imbocciata Minoccheri però, che ci ha vinto il primo set 59-41. Rimpallo purtroppo per lui e si deve accontentare di 2 punti e purtroppo una situazione, una rimanenza non molto bella, anche se non attacca rosa, ma l'accosto semplice di 2 sponde. Va all'attacco Minoccheri. Di calcio sul pallino. 8 punti. E può tirare ancora, perché rimane la biglia di Enrico Rosa vicino al pallino. A questo punto, avendo 2 bocce di ritardo, è praticamente costretto. Situazione di punteggio, guarda il tabellone, più 10, è ancora lontano dai 50. E vediamo se si accontenta del margine di vantaggio di 10 punti o, come dici tu, va all'attacco. Costa. Doppio gioco. Tentativo di accosto e ha spostato la propria boccetta, ma forse non ha preso il punto. A me sembra di sì. L'ha preso. Sembra di sì. Non c'è problema per Rosa prenderlo questo accosto. Beh sì, eh. Gioca di misurissima per andare a appoggiare la propria tra la biglia dell'avversario e il pallino. L'appoggia il pallino. Assembramento di biglie, 4 più il pallino all'angolo. Cercato di tamponare un po' la situazione, lascia a Rosa l'opportunità di fare il colore però con questa splendida giocata. Bella, davvero molto bella. Chiede una misurazione della terza biglia, perché che due siano in rosso e siano in accosto non v'è dubbio. Ma... sì, ma con un grande fair play Minoccheri dice vai tranquillo. Sì, quindi 8 punti di colore. Ritorno in bilico il punteggio. Terzo pallino per Rosa. Finora sono divisi equamente un pallino a testa. Siamo a metà del secondo set, più o meno, grande equilibrio anche nel primo, quindi che fortuna. No, aspetta, attenzione. Prima di dire fortuna, sono punti bevuti. Ancora presto. 8 punti bevuti da Rosa, non fa punti, li regala all'avversario. Bruttissimo segnale per Rosa, questa bocciata sbagliata sì. Che gli aveva prima consegnato 6 punti e poi il rimpallo successivo ha mandato la propria boccetta sul castello ad abbattere un bilico. Comincia a dare qualche segnale di nervosismo il campione italiano sotto di un set. Un brutto errore
l'avversario avanti di 10. A costo semplice. L'avversario che cerca di limitare l'opportunità di tiro. Rosa non può andare all'attacco perché c'è la propria boccetta vicino a Castello. Tutte allineate su sponda lunga le tre biglie, pallino, biglia di Enrico Rosa e poi quella di Minoccheri. Decide di non giocare di calcio. Ha toccato anche la boccetta rosa, quindi ha fatto un piccolo rischio di non prendere il punto. Ci si appoggia sulla rossa e poi a controllare quanto è attaccabile quella biglia di Minoccheri. Ah, è attaccabile, l'unico rischio è avere la boccetta propria sul castello che può rappresentare, ma Rosa, come vedete, ci crede sempre e ne fa addirittura 16. Incredibile, rosso da solo, solo il rosso. Minoccheri ha scelto un tiro di alzare il pallino e a quel punto lì è rimasto lui in piazza e, come vedete, Rosa ha 7 vite quando meno te lo aspetti viene fuori. Adesso sul 40-34 Minoccheri ha la possibilità di vantaggio, ma c'è da dire che grande equilibrio ancora, comunque bravo Rosa a cavarsi sempre dalle situazioni difficili. Sì, aveva una boccetta vicino ai birilli, quindi se avesse sbagliato era perdente. È riuscito a fare solo il rosso, tiro micidiale. Si sta un po' riproponendo la finale dell'anno scorso, quando nel secondo set Rosa riuscì in maniera sorprendente a tirar fuori un set che sembrava impossibile e poi ha vinto alla bella. Adesso ne ha 40-34, deve necessariamente contenere la realizzazione di Minoccheri in questa tornata e poi nella successiva si deciderà il set. Rosa in effetti sta sentendo che la situazione è quella decisiva. Un po' di nervosismo e quindi è bene cercare di togliere il sudore che si attacca anche alla biglia. Deve prendere il punto assolutamente, perché se lascia la possibilità a Minoccheri di giocare di rimessa, ne ha 36, Minoccheri deve andare alla bocciata con Mini sul 38 per cercare di far partita. Rosa deve fargliene fare 2 al massimo, o 3. Va a verificare diversi impatti sul pallino. Però deve prendere il punto, perché se no Minoccheri può cercare di realizzare e nei tiri di rimessa. Va addirittura all'attacco Rosa, incredibile. C'era la possibilità del rimpallo che non arriva, lascia a Minoccheri l'opportunità dell'accosto sicuro, ma lo può fare anche attraverso un tiro diretto sulla boccetta di Rosa. Quella sulla parte bassa dell'inquadratura. E questo è il tiro della partita, deve fare filotto, accosto e bocciare per la partita. Gli bastano anche solo 2 punti per bocciare a 38. Grande giocata di Minoccheri che ne fa 4 e boccia sul 40. 4 punti, Rosa, 4 più 2 di colore. Rosa non se l'è giocata bene, perché adesso con la bocciata sul 40 pari, il match ball è di Minoccheri. Allora, dopo questa lunga astinenza durata 8 anni per quanto riguarda il master di boccette, Yuri Minoccheri ha la possibilità della rivincita. E sulla finale dell'anno scorso, soprattutto, ma soprattutto su questi lunghi anni che non hanno visto poi più sul gradino più alto del podio. Allora, tiriamo un attimo il fiato, anzi, tratteniamolo per qualche istante, perché sta per arrivare il tiro che potrebbe consegnargli il titolo. Ecco, e sono 12 punti, 52-40, 2-0, quello che è stato smentito clamorosamente, non è arrivata alla bella. Ma un 2-0 che regala a Yuri Minoccheri il titolo, il suo titolo numero 28
e diventa sempre di più il giocatore più vincente della storia delle boccette italiane. Straordinario, anche se Enrico Rosa ha fatto un bel recupero dopo una regular season un po' così, che l'aveva visto a metà classifica, è riuscito a rientrare poi per il rotto della cuffia, come si dice, con la settima posizione, e poi gara dopo gara arrivare sino in finale. Ma Yuri Minoccheri va di nuovo a trionfare. E allora si chiude qui la stagione delle boccette Loris, anche se soltanto quella del Master Boccette, perché l'appuntamento è fra un paio di settimane qui per la Goriziana. Sì, avremo il replay di questo Master Goriziana, che è praticamente sempre qui a Cervia. La prima edizione dei Master Boccette consegna di nuovo Minoccheri in vetta alla classifica. Direi che è un risultato che si poteva anche pronosticare, perché è un giocatore vincente e questa astinenza non poteva durare nel tempo. E vediamo se non riuscirà a riprendersi il titolo anche nella Goriziana, la quale è terzo nella regular season dopo 10 prove di campionato su 15. Sulla immagine vincente del campione italiano Yuri Minoccheri, noi vi salutiamo qui dal Palazzetto dello Sport di Cervia. Appuntamento a tra 15 giorni invece per il titolo della Goriziana. Grazie a voi e a tutta la squadra che ha collaborato alle riprese, coordinate dalla regia di Antonella Rossi, e grazie ovviamente a Loris De Cesari. A presto. Grazie Enrico, alla prossima.